sceglie il corridoio giusto. Attenzione, deborda e se ne va in meta! In meta! Vada Bangete su Ludwig Mercier, che viene scaraventato a terra come fosse Don Lurio. E Bani, un semidio, oggi tre volte fuori dal campo. Il pubblico di Rovigo ti adora, capitano! Buonasera amici di Rugby House, benvenuti al quarto appuntamento insieme di un'altra settimana alquanto particolare, anomala, ancora la neve a dettare i tempi di una stagione a singhiozzo, ferma all'Under 20 per il Sei Nazioni Italia-Inghilterra previsto per venerdì scorso qui allo stadio Mario Battaglini, ferma anche l'Eccellenza, per cui niente Rovigo-Reggio, che sarà recuperata mercoledì prossimo. Ma ci avviciniamo sempre di più a quello che è una sfida importante, ovvero la FMCZ VEA Rugby Rovigo Delta in quel di Mogliano. Prima però voglio presentarvi i nostri ospiti. Alla mia destra l'opinionista del Rugby House, ovvero Alberto Guerrini. Ciao Alberto. Buonasera a tutti, ciao. Poi l'estremo del Rugby Villadose, Giovanni Melotto. Buonasera a tutti. E il tallonatore della FMCZ VEA Rugby Rovigo Delta, Davide Giazzon. Buonasera a tutti. E partiamo subito con Davide, visto che tu sei di Mogliano, sei cresciuto nel Mogliano, e diciamo che adesso, insomma, normalmente porti avanti i colori rosso-blu. Una cosa importante che da subito ti voglio chiedere, visto che è da settembre che un po' tutta la redazione voglia porti questa domanda, è: come mai questa scelta? Come mai questa scelta di venire a Rovigo? Tu che sei uno dei 4-5 tallonatori più quotati in Italia, ti viene a mettere in discussione a Rovigo con probabilmente sulla carta il tallonatore più forte dell'Eccellenza? Sicuramente per me mettermi in gioco personalmente e in Italia soprattutto con Luke è una sfida che parte già dall'anno scorso. Sicuramente quando giocavo contro, fare bella figura con lui mi faceva sempre piacere, e adesso essere con lui a far coppia Rugby Rovigo è un piacere, un onore, e quindi spero sicuramente di soddisfare tutti, come si dice, le aspettative del pubblico e anche della società. Adesso cerchiamo di fare il nostro meglio, io e lui, di non deludere le aspettative di nessuno, e basta, insomma, questo è quello che posso dire. Sicuramente il mio è, oltre che un onore, è anche un privilegio, perché in una società così importante e blasonata come Rovigo mi fa solo che piacere essere qui, insomma. È stata la prima scelta comunque. Ecco, diciamo che questa è la classica risposta da diplomatico, da sportivo, è molto bello essere qui e tutto quanto. C'è un altro aspetto però professionale. La domanda sorge appunto da questo principio: perché Rovigo? Tu che sicuramente avrai avuto altre offerte, perché proprio qui? Dopo tre anni passati a Parma, che comunque sono stati tre anni importanti della mia vita, perché rugbisticamente mi hanno fatto crescere molto, ho capito che giocare a Rovigo per un giocatore di rugby è molto importante. Sentire la partita come si sente qua a Rovigo non si trova in altri posti. A Parma non hai un pubblico come a Rovigo, a Parma non hai non si sente rugby come si sente qua. Sicuramente il gruppo che c'è qui c'è nelle altre parti, ma non così forte. In più conosco tanti ragazzi che abbiamo giocato in nazionale insieme, Andrea Bacchetti, Tommy Reato, e mi hanno sempre parlato bene di qua. In più comunque sono venuto qua a trovare i ragazzi, come tu ben sai, mi sono trovato subito benissimo. Poi ho parlato con Aleandro all'inizio stagione, con Pola, e loro sicuramente mi sono sentito voluto anche da loro, e quindi non ho avuto nessun dubbio all'inizio. Tra l'altro, insomma, tu e Rovigo siete fidanzati potenzialmente ormai da tempo, insomma, ogni estate c'era questa possibilità di vederti in rosso-blu, quest'anno si è concretizzata. Sì, era da quando avevo 18 anni che avevo parlato ancora all'inizio con Umberto Anaglio, che ancora si occupava qua da Rugby Rovigo. Poi per una serie di eventi ci eravamo restati un po' male però di non vederti in rosso-blu in quegli anni. Anch'io c'ero rimasto un po', sai, dopo però ci sono stati dei cambiamenti nel percorso. Però ti dico, meglio tardi che mai, insomma. Certo. Adesso spero magari di essere arrivato in un momento buono, di essere cresciuto come giocatore e di portare anche la mia esperienza qua, insomma, a disposizione della squadra. E noi siamo felici ovviamente di averti qua. Grazie. Alberto, allora, una partita molto importante. Tu sostieni che in fondo sia stato meglio non aver giocato contro il Reggio. Sei ancora convinto di questo tuo pensiero? Sì, perché penso che andare a Mogliano
che già è una partita difficile contro un avversario tosto, che è molto cresciuto anche rispetto all'anno scorso, e già l'anno scorso Rovigo ha dovuto sudare le sette camicie proverbiali per espugnare il Quaggia. Sicuramente è un avversario ancora più ostico, difficile da affrontare, e quindi è il modo migliore per scacciare il fantasma del derby perso, perché penso che trovarsi subito una partita di questo genere dopo una pausa lunga possa permettere ai rodigini, alla squadra di Rovigo, di mettersi in discussione di nuovo subito, e credo che sia anche meglio, diciamo così, eventualmente vincere una partita come quella di Mogliano o perderla contro un avversario comunque di tutto rispetto, piuttosto che magari affrontare un Reggio, che è una squadra che potrebbe essere anche stata presa magari sotto gamba, data la posizione di classifica, il fatto che è una squadra con poca esperienza di campionato di eccellenza, e quindi io penso che sia meglio così per i rossoblù. Ma questo è il tuo parere. Noi siamo andati a Mogliano a sentire il parere del coach Umberto Casellato e del capitano Mark Burman. Non ha un sapore particolare, ogni partita è sicuramente importante, soprattutto per un club piccolo come il nostro, quando vengono squadre le big del campionato, Petrarca, Prato, Calvisano, Rovigo. Per noi è sempre un grandissimo evento, cerchiamo di prepararla nel migliore dei modi, anche se sappiamo che è una partita difficile, la prepariamo con la serenità che abbiamo sempre preparato quasi tutto questo campionato, però c'è una sola partita che è la mia, che la sento particolarmente, purtroppo non ci sarà più, ma è col Treviso, perché lì sono nato rugbisticamente parlando, per cui quella ho sentito tanto quando ero a Rovigo e fortunatamente è finita anche bene, per cui io sono sempre, sono un sognatore, ma sono abbastanza realista. Chiaro, abbiamo vinto delle partite qui importanti con squadre che ci sono sopra per tante ragioni, come budget, come storia, come tradizione, come forse anche organizzazione, anzi senza il forse, come organizzazione societaria. Noi un po' con l'entusiasmo, un po' con l'organizzazione siamo riusciti a portare a casa qua delle partite con queste squadre, e siamo un po' inaspettatamente, anche dal punto dello staff tecnico, è un po' una posizione un po' inaspettata. Ce la godiamo tranquillamente e questo ci fa lavorare un po' più serenamente degli altri, magari, quello sicuramente. La chiave del match sarà la mia squadra, come riuscirà a mettersi in campo la mia squadra, dico dal punto di vista dell'atteggiamento, l'atteggiamento mentale. Sappiamo che arriva una squadra del Rovigo un po' in difficoltà, e non c'è di peggio, parlo dal punto di vista sportivo, una competizione sportiva, nel trovare una squadra in difficoltà. Io preferisco sempre trovare una squadra vincente, infatti come è stato il Prato, come è stato il Petrarca, trovare una squadra che perde è difficoltoso, perché ci sono dei risvolti emotivi molto importanti, soprattutto nelle squadre di rugby, e soprattutto a Rovigo, perché l'ho vissuta in prima persona determinati momenti che sono stati determinanti poi per un finale di stagione importante, dove ci siamo divertiti. E ricordo più bello il primo maggio col Petrarca, lì è stata una partita importante, perché vincevamo sempre, non arrivavamo mai a questi playoff matematici, ed è quando il primo maggio è stata, perché al di là del risultato sportivo, che naturalmente per tutti è fondamentale, dal punto di vista del personale, quando vedi che un gioco ormai è assimilato, che una squadra gioca, come si dice, a memoria, quella è una grande soddisfazione. Tanto ti manca di Rovigo, perché ho tantissimi amici, ho comunque una città che a me piace perché vive di rugby, nel bene o nel male, devi accettarlo, sei comunque un professionista, chiaro, per me ha dato tanto Rovigo, mi ha insegnato anche ad allenare, perché molto probabilmente determinate situazioni in altri posti non le vivi,
per cui sono cresciuto come allenatore. Ho sbagliato, dopo alla fine mi sono corretto e questo è servito molto alla mia esperienza e servirà ancora, spero per molto, finché non mi stufo di andare in campo, servirà ancora molto alla mia carriera di allenatore. For me, I think, like waiting for this game, I don't know, I expect a pretty good turnout. Like every time we play against Rovigo, it's a pretty heartfelt game in terms of the way they come here and the way we decide to turn it up, because obviously it's quite passionate for Umberto as well and myself, this game. So I'm looking forward to quite a good game this Sunday. I mean, this season's been good so far, but I think we're still a long way from where we want to be. I think we've developed a lot from last year in terms of a few things in the professionalism of the team, but I believe that we can still move forward, and I think we're only halfway through the season, so in terms of our season, we're still only halfway, so I mean, we can still go up or down from here, to be honest. The secret, I think it's just we've had a drive for it to be more professional this year. It's been driven by all our technical staff, I think, as well as the players, and I think, you know, having that professional sort of vibe about the squad has helped us improve a lot. The favourite for the championship? I don't know. I think in terms of all the squads, there's sort of four or five, obviously, that are in the front running. The big sort of four squads, the Pratos, the Padova, the Rovigos, and even Calvisano this year, are definitely in with a shot, as well as us, I guess. I think when it comes to the crunch, the bigger sides usually have more depth, but it'll be interesting to see, I guess, in the next 9 weeks. For me, it was the first game, my first game for Rovigo. I arrived to a place where I didn't know the language. I didn't really understand a lot of the rugby history from Rovigo. And I played against Prato in the second half, and I came on late in the second half, and I scored a try right at the end to win the game, or to think to win the game, or to put us in front. And it sort of set me off for quite a good experience here in Italy. And I mean, this is my third year back here. And I think that put me in good stead for enjoying the experience here in Italy, and especially Italian rugby. The lifestyle of the Rovigo, the people in Rovigo in terms of rugby is pretty awesome. Davide, ti ho visto interessato sia alle parole di Casellato sia alle parole di Bormann. Alla fine tu sei di Mogliano, per cui sentirai particolarmente questo match. Sì, io da quando ho 5 anni che gioco a rugby, quindi sì che i primi passi li ho mossi lì. Personalmente è il mio derby, anche perché conoscendo l'ambiente di Mogliano siamo comunque persone molto orgogliose del proprio campo, delle cose lì. Sicuramente loro ci aspetteranno col coltello tra i denti, sarà una partita molto dura, già so che si sta combattendo psicologicamente, a guardare sui giornali, cose, interviste che avete fatto. Ho letto che voi. Per loro questa è la partita. Questa è la partita, e quindi io credo che il Rovigo risponderà per le rime, per i toni, alla loro partita. Dato che loro dicono che è il derby, per noi ci comporteremo da giocatori che vanno là a affrontare un derby. Penso che l'ambiente che stiamo adesso proponendo tra spogliatoio e campo sia molto positivo. Andremo là. So di cene particolari a metà settimana? Non so okay. Niente di questo ancora. Noi ci fidiamo, insomma. A noi piacciono queste cene di metà settimana. Sì, ma sicuramente andiamo lì con una mentalità serena, però consapevoli che sarà una partita molto 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 dura, e d'altronde sappiamo che anche loro adesso sono in corsa per un posto ai playoff, e se non andiamo lì con l'attitudine e la mentalità giusta potrebbe essere una disfatta anche per noi. Abbiamo la fortuna di poter giocare 3 partite in una settimana e quindi di rimetterci in carreggiata subito. Ovvio che se non iniziamo subito con Mogliano sarà molto dura. Quindi credo che possiamo affrontarli serenamente, però con molto rispetto. Agganciandomi a quanto detto Alberto, in una settimana si può cancellare 40 giorni, un mese e mezzo negativo, perché c'è Mogliano, Reggio e San Gregorio. Partite non impossibili, ovvio che Mogliano è la partita più difficile, però è anche vero, insomma, che serve vincere alla fine. Quindi certo. È importante, come dicevi tu, partire con l'attitudine giusta. Casellato, Alberto diceva
la chiave del match sarà la mia squadra. Tu ne sei convinto? Sì, ma l'attitudine del Mogliano l'abbiamo già vista. Qual è? È una squadra che, a differenza del passato, diciamo del recente passato, non ha una strategia, un piano di gioco basato un po' su quello che era il credo, che è sempre stato il credo rugbistico di Umberto Casellato. È una squadra molto più pragmatica. Innanzitutto ha un certo Franchino Properzi che allena la mischia, e questo sicuramente ha già comportato una lievitazione del rendimento, già del rendimento della squadra a livello di pacchetto, ma anche di gioco complessivo. È una squadra quindi che sa sicuramente, saprà nascondere il pallone innanzitutto per darne meno possibile al Rovigo, e non mi aspetto per niente di vedere una partita alla Casellato, bensì mi aspetto molto una partita alla Properzi. Del resto questo Mogliano l'ha già fatto vedere, è una squadra che ha la possibilità di giocare molto bene al piede, perché ha in cabina di regia un giocatore che sa farlo e opta molto di più per l'asse verticale che non per le sventagliate, per aprire le difese avversarie a destra e a manca come accadeva l'anno scorso. Quindi secondo me è una squadra che ha sicuramente tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il Rovigo. Tra l'altro Mogliano, detta di tutti, la squadra rivelazione del campionato. Noi abbiamo voluto un po' sintetizzare quella che è la sfida mettendo di fronte Umberto Casellato e Pollarù. Diciamo che la chiave per noi è questa: motivazioni diverse, obiettivo unico è quella della vittoria, per appunto portare avanti un processo che per certi aspetti ha trovato fasi alterne nell'ultimo periodo per quanto riguarda Pollarù, Casellato per cavalcare quest'onda positiva che sta mettendo Mogliano veramente in luce da un punto di vista nazionale. Ecco, io volevo parlare anche con Giovanni Melotto. Tu hai giocato parecchie volte al Quaggia, sia col Piacenza sia col Badia. Qual è la sensazione di viverla? E come dice Davide, è un campo veramente particolare in cui l'orgoglio di Mogliano esce? Allora, io ho giocato contro Mogliano in più occasioni e ho sempre riscontrato un'aggressività particolare nei ragazzi di Mogliano. È una società che è orgogliosa di proporre in prima squadra tanti giovani che provengono dal proprio vivaio. È una di quelle società come la Lazio Primavera, come la Capitolina, che lancia molti giovani interessanti sul palcoscenico italiano. È una società che non fa voli pindarici, che non fa salti che non si possono permettere, ed effettivamente Mogliano è una società veramente solida sia fuori che in campo, e lo sta dimostrando quest'anno con l'ottimo lavoro fatto dalla dirigenza per portare giocatori importanti, e con un tecnico che sulla carta e non solo, insomma, ha delle ottime credenziali, lo dimostra in campo. Hanno una posizione in campionato che non si aspettavano. La pressione è tutta su Rovigo su questa partita qua, secondo me, perché alla fine Mogliano potrebbe anche perdere e non sarebbe una sorpresa. Sarà una bella partita, secondo me. Sei, ho visto, come posso dire, negli occhi di Umberto Casellato molta modestia, ma sembrava quasi, insomma, un po' nascosto, no? È uno stratega. Una modestia, insomma, normale, quasi automatica, ma è ovvio che lui ha la sensazione. Io credo più alle parole di Umberto, nel senso che lui fa pretattica, è un maestro. Alla partita dell'andata aveva dichiarato vincere a Rovigo, aveva preparato un 15 imbottito di ragazzini del under 18, under 20, e poi abbiamo visto che invece sono andati in campo Perziano, Airi, insomma, non ci credo tanto alle dichiarazioni di Umberto, sinceramente. Davide, Mogliano città, come stai vivendo questa stagione? Tu sicuramente hai dei feedback da quelle parti, quindi anche per loro una sorpresa? Ma una sorpresa no, perché comunque, cioè, non è proprio una sorpresa. Io credo che tutti si aspettassero che Mogliano arrivasse lì per giocarci i primi posti, anche perché comunque, come diceva prima, è una società che ha sempre vissuto nel rugby un ruolo importante. Il calcio, per fortuna nostra, non è a un alto livello e quindi la gente si concentra maggiormente sul rugby. Io da moglianese, quando vado in giro a Mogliano, sento che tutti parlano, magari mi chiedono quando torno, quando vengo a giocare lì a Mogliano, e quindi tutti sanno un po' del rugby. Sicuramente domenica mi aspetto uno stadio molto gremito di gente, e che
darà un sostegno in più alla loro squadra, perché comunque sappiamo tutti che avere il pubblico e tutto ti dà qualcosa in più per dimostrare voler far bene, soprattutto contro di noi di Rovigo, che penso siamo la squadra che tutti vogliono battere, anche se magari non siamo in prima classifica, però siamo quelli da battere. Quindi sarà molto dura, sì. È bello vedere questa tua convinzione mentre parli, questa tua fermezza in quello che dici. Sì, guarda, ti dico, sì, mio papà fa un aneddoto, ha un negozio di alimentari a Mogliano, fatalità vicino al campo a rugby. È già l'anno scorso quando giocavo a Parma, quest'anno giocavo a Rovigo, tutti quando io torno a Mogliano dicono viene con tuo figlio a casa, vedrai che a Mogliano non si passa, ecco là. L'anno scorso ho avuto la fortuna di vincere, quest'anno speriamo. Speriamo anche noi, ovviamente. Hai una maglia da un colore particolare, l'azzurro. Molti di noi erano a Roma sabato a vedere la partita d'Italia-Inghilterra. Due puntate or sono abbiamo parlato con un tuo amico, siamo Andrea Bacchetti, penso tu lo conosca, compagno di vacanze statunitensi anche. Ebbene sì. E non vogliamo addentrarci troppo nel vostro percorso fuori dal campo, però diciamo che l'azzurro si è comportato bene, diciamo che l'azzurro ha lanciato qualche giovane importante. Tu facevi parte di una generazione molto importante. Come vede questo approccio dei nuovi giovani all'interno della nazionale e questo nuovo ciclo Brunella? Ti dico, io ho visto un'Italia molto coraggiosa che sicuramente ha affrontato l'Inghilterra a viso aperto, non avendo paura di trovarci davanti la grande squadra che tutti si aspettassero. Anche loro stanno facendo delle rivoluzioni, hanno cambiato allenatore, hanno cambiato la rosa della prima squadra. Quindi credo che l'Italia nei prossimi anni possa fare un gran lavoro, soprattutto con il nuovo tecnico, stanno puntando molto sui giovani, la federazione, le accademie, tutte queste cose qui. Io credo che potremo toglierci buone soddisfazioni al campo internazionale. Poi ti dico, soprattutto la nostra annata, io sono stato fortunato di giocare con Alberto Sgarbi e Paul Derbyshire, che adesso sono nella rosa qua di queste sei nazioni, e credo che come loro ci potranno essere anche altri giocatori a dare una mano e un contributo alla nostra nazionale. Insomma. Noi sta, noi italiani o noi giocatori dell'86? Tu come ti vedi? No, noi italiani soprattutto. Noi giocatori dell'86 abbiamo avuto un'ottima annata nel 6 nazioni under 20, abbiamo vinto due partite contro Scozia e Galles e abbiamo sfiorato l'impresa di vincere anche la terza contro l'Irlanda. Credo che anche i giocatori più giovani hanno un ampio margine di crescita, perché comunque adesso con le accademie e le franchigie di Celtic hanno una possibilità in più di competere all'alto livello e quindi di mettersi in gioco con con le realtà che adesso ancora non ci sono in Italia. Tu quindi pensi che l'eccellenza precluda la nazionale? No, io non credo che l'eccellenza precluda la nazionale, anche perché fortunatamente qualcuno di noi è stato convocato per i test e anche per magari delle future partite con gli emergenti ex nazionale A, quindi non credo nessuno precluda niente, anche perché Esposito è stato chiamato nella selezione e credo giochi in una squadra di Serie B, quindi nulla penso possa precludere. Sì, è un 92 forse. Ma non credo sia quello, però comunque credo che un giocatore, anche se gioca in Super 10 e meriti la maglia azzurra, non penso che Brunello, lo staff tecnico azzurro, lo possa negare. Il tuo amico Andrea Bacchetti dice: consiglio a tutti, sfruttate ogni occasione. Davide Giazzon cosa dice? Che ha assolutissimamente ragione, perché ogni lasciata è persa. Credo che se magari si perde l'attimo, poi non si torna più indietro. Il treno passa una volta solo, credo. Quindi giochiamoci le carte al meglio possibile e cerchiamo di fare, noi giocatori del Rovigo dell'86 e qualsiasi giocatore che gioca in eccellenza, di giocarsi il posto per una maglia azzurra, che penso sia il sogno di qualsiasi persona. Certamente. Giovanni, come hai visto la nazionale, cosa ne pensi di questo nuovo ciclo inaugurato da Brunel? Penso che il lavoro di Brunel difficilmente si possa vedere in queste due partite, perché effettivamente l'ossatura della squadra è quella dei mondiali, però Brunel convocando alcuni giocatori ha fatto capire che
veramente, come dice Davide, la nazionale è aperta a tutti. Morisi è un giocatore dell'eccellenza e ha esordito sabato contro l'Inghilterra. Ci sono giovani interessanti, è giusto che abbiano le loro possibilità. La nazionale e la federazione quindi sta facendo un ottimo lavoro, secondo me, con le franchigie, che forse dovrebbe esserci un po' più di sinergia, come si legge poi nei giornali, con le accademie, che finalmente anche i ragazzi giovani dell'Under 20 giocano in un campionato di Serie A 1, che è una cosa molto importante. Quindi si sta cercando di crescere soprattutto il livello della competitività dei nostri giocatori. Più che il lavoro del Brunel, si è visto il lavoro della Benetton e degli Aironi, secondo me, in queste partite qua, perché giocatori come Barbieri, giocatori come Barton, come Gori, stanno crescendo grazie alle esperienze della Pro 12. Quindi un merito dei risultati anche di questo avvicinarsi, diciamo, al lavoro della nazionale inglese va alle nostre due franchigie, anche perché il movimento espresso dal movimento italiano è, secondo me, in linea con i risultati della nazionale nostra. Non si può dire la nazionale inglese, perché il suo movimento è molto più ampio, certo, ha molti più tesserati, quindi dovrebbero un po' fare un mea culpa per quello che è successo sabato all'Olimpico. Insomma. Certamente. Alberto? Guarda, il parere tecnico che hanno dato Davide e Giovanni, secondo me, è totalmente condivisibile, quindi non aggiungo niente. Vorrei invece sottolineare un aspetto che è culturale, che ha a che fare con la nostra nazionale. Purtroppo il rugby in Italia sconta il fatto di essere in Italia, perché i nostri ragazzi, se poi si trovano a giocare partite in cui devono pagare lo scotto e portarsi a casa dei pesanti cappotti, lo fanno relativamente volentieri. Il problema è che poi, purtroppo, in Italia noi vogliamo sempre e guardiamo solamente i risultati. Il Galles, che ha vinto i Sei Nazioni tre anni prima, prendeva 60 punti a Sydney, prendeva 50 punti a Twickenham all'Inghilterra, però il Galles ha insistito su quella generazione che poi ha portato a vincere i Sei Nazioni. E in Italia purtroppo è difficile, i tecnici magari investono su dei ragazzi toppano due o tre partite e vengono bruciati e si perdono per strada, non li possiamo più vedere, perché purtroppo in Italia, anche a livello federale, si guarda prima di tutto il risultato, e questa è una difficoltà insita proprio nel nostro paese. Da noi in Italia o si vince o non sei nessuno, e quindi bisogna che cambiamo un po' questo aspetto anche tutti quanti quelli che vivono e credono nel rugby, a cominciare dai tifosi, insomma. Visto che siamo in chiusura e vogliamo sfruttare il fatto di avere Giovanni Melotto con noi, vorremmo aprire una piccola parentesi sul Villadose. Un'annata sfortunata per quanto riguarda infortuni, per quanto riguarda un po' l'andamento. Come sta andando? Cosa state provando in questo periodo? Beh, effettivamente un po' di sfortuna c'è stata, anche in prima persona l'ho vissuta, e purtroppo ho già finito la mia stagione. Mi dispiace non poter dare il mio più contributo dal campo, ma aiuterò i miei compagni da bordo campo. Gli infortuni, si sa, fanno parte di questo sport. Ne parlavo l'altra sera con Alessandro Lodi. Secondo me 5-6 infortunati in una squadra a rotazione ci stanno sempre, è uno sport di contatto. Se non ci fossero, ovviamente saremmo primi in classifica. Però, insomma, il lavoro che sta facendo Alessandro Lodi è un lavoro importante, perché dall'anno scorso abbiamo perso dei giocatori esperti, come poteva essere Casello, come poteva essere Nicolas Perazzo. Ci sono stati inseriti dei ragazzi giovani, è cominciato un nuovo ciclo, diciamo, per la squadra. Quindi siamo partiti con un meno 8, che è penalizzante, sarebbe penalizzante per tutti, per noi è stato un macigno, però ci siamo rialzati fin da subito, abbiamo cominciato a non pensare ai punti, a pensare solamente a migliorarci. Quindi la squadra, secondo me, quest'anno si sta ben comportando, e come si sta ben comportando la società, perché se guardiamo cosa ha fatto Villadose in questi anni, se ripensiamo a dove era 15 anni fa, insomma, spogliatoi nuovi, una clubhouse che funziona, insomma, adesso negli ultimi anni siamo stabilmente in Serie B, quindi un poco alla volta Villadose sta sempre crescendo, quindi è una cosa molto importante. Diciamo che gli infortuni, insomma, hanno toccato giocatori importanti, ecco, questa è stata purtroppo forse la iella dell'annata. Sì. Purtroppo, ecco. Sì, non potevamo preventivarli all'inizio stagione. Non mi sto riferendo a te, ovviamente. Sì, sì, anche Pavanello. Pavanello, abbiamo perso uno dei nostri, certo, più importanti ball carrier, perché, certo, era un ragazzo che portava avanti il pallone, sì, e come lui, insomma, in squadra non aveva rivali. La bravura di un allenatore sta anche nel reinventarsi la squadra in questi momenti. Alessandro lo sta facendo molto bene. È stata la prima esperienza da capo allenatore per Alessandro. Sì, è la prima esperienza, quindi a maggior ragione, secondo me, sta facendo veramente un ottimo lavoro. Ottimo.
Alberto, tu vivi da vicino l'ambiente di Villa Dose, sei d'accordo con Giovanni? Sì, anzi vorrei sottolineare il lavoro che sta facendo Alessandro Lodi, che è l'allenatore, perché in definitiva poi quest'anno non è riuscito quasi mai a schierare la stessa formazione per due partite consecutive, e anche questo è una bella sfortuna. Ma soprattutto sta cambiando un po' il volto alla squadra dal punto di vista della responsabilità, cioè lui vuole molto la responsabilità individuale dei singoli giocatori. L'anno scorso la squadra viveva molto sull'aggressività, un po' soprattutto del pacchetto di mischia, e questa aggressività veniva poi trasmessa a tutta la squadra. Adesso questa è una squadra forse meno aggressiva da questo punto di vista, e questo paga naturalmente in termini di performance, però è una squadra che sta crescendo come livello medio nella partecipazione, nella responsabilità individuale. Questo penso che sia un bellissimo segnale del lavoro che sta facendo Lodi per la squadra. Quindi sosteniamo la Fulvia Tour Villa Dose, impegnata nella prossima partita con il DAC a Mantova. Noi siamo giunti in chiusura, per cui ringrazio Alberto Guerrini. Grazie a te, arrivederci. E ringrazio Giovanni Melotto. Grazie a tutti, buonasera. E ovviamente anche Davide Giazzon. Grazie, buonasera. L'appuntamento è per domenica ore 15, stadio Quaggia Mogliano, per sostenere la FMCZ Vea Rugby Rovigo Delta. Ovviamente c'è il recupero di campionato con il Reggio, che è fissato per mercoledì 22 febbraio. Faremo una puntata molto particolare. Per quanto riguarda Rugby House, appuntamento invece per giovedì prossimo alle 21:30 su Telestense. Buonanotte.